sportivi di Napoli Magazine, ci troviamo all'Hotel Royal, una splendida cornice di paesaggio tra il Castel dell'Ovo e via Caracciolo, dove ritroviamo un grandissimo amico di Napoli, un campione che è stato per la maglia azzurra, che ha sempre piacere di ritornare in questa città, Roganelle. Ciao e benvenuto. Grazie. C'è un magnifico ricordo, Napoli ti accoglie sempre con tanto piacere, e hai tanti amici e sei qui perché hai anche mantenuto tanti contatti, quindi non appena l'occasione torni. Hai fatto un po' il turista in questi giorni, cosa hai fatto? Sì, sono sceso un po' a Napoli per vedere i miei amici, però soprattutto chi ama questa città torna sempre, io sono uno di quelli. Perché mi hanno dato tanto, tantissimo per la mia crescita. Come ti ho detto, terra mia, torno molto volentieri. Come si vede, insomma, è comunque diventato un figlio di Napoli, insomma, un azzurro dentro un partenopeo, doc. Siamo subito al campionato. Allora, il Napoli come l'hai lasciato tu e il Napoli di oggi con Ancelotti, che quanta differenza, quanto è cresciuto questo Napoli, quanto vedi di diverso? Tantissimo, anche io parto da, diciamo, Udinese, perché ho giocato quando Napoli ha cominciato la serie nuova, diciamo. Da lì, da Udinese, fino ad oggi sono sempre cresciuto. Allora, una cosa molto importante questa per una società come Napoli. Certo. Quando sono stato io, sai anche tu, abbiamo fatto veramente divertire la città. È stato un bel periodo. No, per cui sono cresciuto con i giocatori, con i tifosi, è stata veramente una squadra tosta. Che lottavamo sia per campionato sia per Champions. No, fatto delle imprese. No, veramente. Mi sono divertito tanto perché giocare con tanti campioni è stato speciale per me, ho goduto. Poi ho avuto un mese con Sarri, anche lui ho conosciuto un po'. C'è stata là una rivoluzione. Sì, già. Sì, chiaramente lui voleva fare un sistema diverso, no? Con giocatori diversi, però anche lui mi diceva se io rimanevo potevo restare tranquillamente. Poi alla fine la società ha deciso di vendermi bene per il Leicester e poi. Tutti sanno che abbiamo vinto lì. Adesso ho seguito tanto anche Mister Ancelotti, so come lavora lui. Tanti giocatori hanno la possibilità di giocare. Fuori classe, insomma. No, come vedi, ruota a dare possibilità a tutti di giocare. Secondo me è un piacere per tutti i giocatori allenare sotto di lui. E mi sono veramente. È stato bene conoscere anche lui. Il Napoli di adesso. Ci giocheresti oggi con Ancelotti? Proveresti con questa esperienza con lui? Chiaramente sì, perché è un allenatore molto forte, sa gestire una squadra. Ce lo vediamo insieme ad Alan al centrocampo, sì? Io dico in calcio se sei in forma, se il fisico rende, mentalmente rende, puoi giocare ovunque. Beh. Per cui pensiamo di adesso, la squadra di Ancelotti mi piace, sono compatti e possono vincere anche partite 1-0. Possono portare il risultato. Questo sì, però, visto, alla fine, hai visto come siamo usciti dalla Champions? Sì, ho visto tutto. Siamo andati in Europa League e chi peschiamo? Zurigo. Benissimo. Sul tuo cuore si riapre a metà praticamente, si divide a metà. Sì, cioè, no. L'uscita dalla Champions è stata anche un po' brutta con questa differenza, sì. Insomma, di reti. Come già è accaduto, insomma. Lo so. Pensa a 12 punti quando siamo usciti. Questo è più brutto, no? Bruttissimo.
questa è stata. No, venendo su Zurigo, io ho vinto due campionati con Zurigo. Sì. Sicuramente sarà una partita speciale per me, però anche per il Napoli, perché il stadio è già esaurito, è già pieno. Posso già dire. Il cammino anche dei partenopei che ci saranno sicuramente. No, una bella partita. Sarà una bella partita. Sì, bella partita, e anche il Napoli appunto deve puntare anche su Europa League. Con chi sei rimasto ancora in contatto? Un paio di giocatori, tanti. Se vuoi nomi, ieri. Signe, Koulibaly. Sì, sì, ieri ero già con Koulibaly, ho visto lui ieri, abbiamo un po' parlato. Grazie. Mertens, Insigne, Marek. Adesso c'è un problemino, Marek. Sì. Come giudica? Appunto di Kalidou, che è un ragazzo dopo, lo sappiamo a tutti, quello, con i fatti che sono accaduti a Milano, oggi ci sarà uno stadio San Paolo. Tutto per Kalidou Koulibaly, saranno tutti Koulibaly questa sera. Siamo ancora oggi a questi eventi, a questi episodi dove ci scappa ancora una volta il morto. Peccato, soprattutto per il calcio italiano, peccato queste cose, perché io ho giocato in tanti paesi, lì non succedono queste cose. Peccato perché i giocatori giocano per la sua società, no? I tifosi vanno a divertirsi, magari a tifare la squadra. Sì, sì. Però queste cose non è per calcio, no? Soprattutto a Culi, che è un giocatore fondamentale, fantastico, fuori classe. Peccato perché so come lui si sente. Niente, spero che in futuro non succedano queste cose. Ci vediamo stasera a San Paolo? Ci vediamo, grazie. Okay. Ciao. Grazie mille. Ciao. A Gökhan Iller da Napoli Magazine, Paola Rendina, arrivederci.